Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova puntata della serie su Farming Simulator 17. Oggi intanto, come vedrete, sto terminando di raccogliere le patate, siamo giunti all'ultima fila e non immaginerete quanto tempo è passato. In tutto ci abbiamo messo un paio d'ore a raccogliere tutto. Tra multi con Kevin la scorsa volta e io da solo dietro le quinte. In tutto saranno partite sì 2 ore, perché ovviamente non ho fatto solo quello, ho fatto anche altro, però alla fine tra una cosa e l'altra 2 ore sono partite. Allora, adesso sto raccogliendo un attimo gli ultimi ciuffettini che sono rimasti. Eccolo qua, non dovrebbe più esserci niente. No, c'è un ciuffetto qua. Dovremmo aver raccolto tutto. Andiamo a scaricare sul nostro Joskin, o Yoskin, come volete chiamarlo. È sempre la stessa cosa. Eccoci qua. Scarichiamo. Senza disfar niente andiamo a mettere giù la nostra coglie patate, come vogliamo chiamarla, il nostro macchinario qua, il trabiccolo chiamiamolo anche, tanto non so neanche se lo useremo ancora. Vabbè, intanto lo parcheggiamo qua, poi vedremo nel caso più avanti, se quando faremo ancora patate prenderemo la Grim grande, la Tektron. Allora, parcheggiamo qua il Valtra, poi dietro le quinte farò di nuovo il cambio gomme, metterò di nuovo le gomme normali. Ok. Allora, scarichiamo il nostro rimorchio. Vi faccio vedere anche quanto siamo arrivati. Ovviamente non so il litraggio come siamo messi, però fatto 4, mi sembra 4 pieni di questo Joskin, quindi siamo sopra i 100.000 litri, 120-130.000 più questi qua, siamo sui, tutto saremo sui 130.000, 130-140 massimo. Ok, vieni pure giù cassone e lo preparo qui vicino al campo 14, perché poi trebbieremo, penso la prossima volta, così siamo in multi e faccio prima, cioè se no devo trebbiare, poi scendere, scaricare tutto, così visto che abbiamo la speed farming è una palla. Allora, oggi prendiamo il treno questo qua, perché vi mostro, abbiamo grande richiesta di mais. Vi metterò anche già le clip che ho registrato prima, perché quando mi è arrivata la richiesta subito ho preso e mi sono messo qua a scaricare il mais qua dal treno. Infatti, se adesso vediamo, mais abbiamo 93.000 litri.
iniziamo a riempire il cassone, perché dobbiamo andare a vendere la Maple Field Mill, che è il punto dove si può scaricare solo col treno, e quindi dobbiamo usare per forza il treno. Col rimorchio non si riesce neanche a scaricare. Allora, riempiamo bene tutto. Adesso ci vorrà un attimo riempire. E poi direi, una volta fatta la vendita, vediamo se ce la faccio a farvi vedere qualche missione, visto che non sono ancora riuscito a farvene vedere una praticamente. Tra una cosa e l'altra, mi dava missione fallita, o non mi registrava il pezzo, o robe così. Alla fine non ve l'ho mai fatto vedere una missione completa, andata bene, quindi vediamo se ce la faccio oggi. Dai, che è quasi finito, anche riempiamo un po' anche questo qua, dai. Dai, ci siamo. Ok, a posto. Andiamo a vendere. Secondo i miei calcoli dovrei fare sui quasi 100.000 euro, che non sarebbe male. Guardate, faccio pure i calcoli di quanto dovrei guadagnare. Vabbè. Adesso andiamo un po'. Tanto c'è nessuno, dà fastidio a nessuno. Allora, io inizio a rallentare perché siamo praticamente arrivati. Rallenta, rallenta, aiuto. Aiuto. Ci vogliono 2 km per fermare sto treno. Eccoci qua. Sì. Scarichiamo. Vediamo che vanno sui soldi. Vedete, 98.185 euro, quindi i miei calcoli erano giusti, quasi 100.000 euro. Comunque è andata bene che è uscita questa offerta, anche se comunque mai se il prezzo non è altissimo, però come avete visto anche dal prezzo, praticamente la pagano quasi il doppio del normale, quindi ho deciso di approfittarne. Poi visto che avevamo anche i silos quasi pieni, direi che conviene vendere. Poi comunque andremo a farne ancora di mais, magari semineremo due campi, magari i due più grandi che abbiamo, così siamo sicuri di riempire il silos. Il resto, dopo che abbiamo riempito il silos, possiamo scaricarlo qua dal treno. E non frena, non frena, non frena. Frena! Andiamo un po' indietro che siamo andati troppo avanti. Dicevo, scarico qua dal treno, così in caso si può anche vendere subito al volo. Ok, a posto. Allora, qua l'abbiamo lasciato qua lo stepa, vabbè. Qua c'è la nostra trebbia, tutto qua, ok. Allora, vediamo un po' che campo possiamo andare a fare qualche missione. Possiamo andare a fare qualche missione magari al 23, che magari potremmo comprarcelo poi. E qua ho già fatto qualche missione, che l'ho trebbiato, l'ho concimato e l'ho arato. Vediamo, quella che ci paga di più. Questo qua, no, ma col 4 metri ci metto 3 giorni. 5, no. Dai, facciamo questa qua, dai. Arrampicare col puma. Che bellino, dai, sto puma. Tutto sommato, dai. Niente male. Però facciamo col GPS, così perdiamo meno tempo. Facendoci guidare dal GPS
facciamo più velocemente. Andiamo anche meglio. E come sapete, meno tempo ci mettiamo a fare un lavoro, più ci pagano, più bonus ci danno. Quindi ci conviene. Ah, c'è uno specchietto anche qua. Non so cosa serva. Amico GPS ci avvisa che siamo arrivati alla fine. Facciamo così, su da una parte e giù dall'altra. Per le manovre andiamo sicuramente meglio. Magari riduco un po' la velocità, così quando sono in manovra non parte via come una scheggia. Adesso magari, non so, vi velocizzo un po' tutto quanto, faccio un video un po' velocizzato con sotto un pochino di musica magari, così vedete un po' la lavorazione, magari meno noiosa e tutte queste robe qua. Ok, ragazzi, allora, come vedete sono andato avanti, sono quasi alla fine del campo, mancano poche passate. E la missione è quasi finita, l'ho quasi completata, mancherà ancora da fare una passata, forse due. Faccio vedere così vediamo anche il completamento della missione. Allora. Sto sempre usando, ecco qua, terminato, okay. 9.800 euro e 2.996 di bonus. Bene, bene, bene. Mi sento nano così, ok, così a posto. Vediamo, prossima missione ci dà da seminare con la Rapid. No, però ci dà solo 8.000 euro, no. Andiamo a fare qualche altro campo, dai, facciamo un'altra missione e poi anche per questo video potrebbe essere tutto. Vediamo un po', sarebbe il 26 che mi attira, ma è troppo grosso, adesso non ho neanche tantissimo tempo, quindi no. Il 20 l'ho già fatto 2-3 volte, me l'hanno fatto anche a rare col Valtra e il Salford, quello grosso. Me l'hanno fatto a rare, piccare, tutte quelle robe lì. Vediamo un po' un campo, magari facciamo in qualche campo che poi potremmo andare a comprare. Quindi anche il campo 11, vediamo il campo 11. E facendo le missioni un po' si abbassa anche il prezzo. E se possiamo risparmiare qualcosa, meglio. Vediamo un po'. Trebbiare con la CR, trebbiare con la Case, trebbiare con la Massey, trebbiare con questa, no. Vediamo, dai, facciamo con la CR, dai.
No, però ci danno. Allora, ok. Va, facciamo con la Massey. Inizio. Potrebbe un po'. Non ci dovrebbe volere neanche moltissimo perché Trebbia è grande, è una delle più grosse queste, quindi non ci andrà tantissimo. Mettiamo la paglia. Adesso riesco ne frega un po', se riesco. Perché quella che va fuori dal campo non sparisce alla fine della missione, resta lì, quindi magari riusciamo a fregare un pochino di paglia, comunque poca, però ne freghiamo sempre qualcosa, che è meglio che niente. Ci facciamo furbi. Allora, qua stiamo trebbiando orzo con la nostra Massey Ferguson 9380 Delta. Interessante. Non è neanche brutto, anzi, anche qua dietro, questi fanali qua, non è male, non è niente male. Prendiamo anche lampeggianti, dai. Ho controllato un attimo che non avessi il microfono mutato come l'altra volta. Mi stavo già preoccupando che succedesse di nuovo come quella volta là, che non mi registrava la voce poi. Perché non mi ha registrato la voce? E poi guardo, c'era il microfono mutato. Ale. Fortuna adesso no. Allora. Sì, comunque no, non ci vorrà comunque poco perché il campo non è piccolo. Comunque intanto. Ah no. Ecco. Buttiamo un po' di paglia fuori dal campo così riesco a fregarla. Mi stavo già dimenticando. Dove vai? Allora, una cosetta dovevo dirvi che. Ah ok, ecco qua. Allora. Questo video intanto lo vedrete domenica, io lo sto registrando martedì ancora, quindi passeranno un po' di giorni. Però mi sto portando avanti così, per non rischiare di trovarmi all'ultimo col video da fare, perché visto che ho anche un po' la connessione che va un po' come va, se me li carico qualche giorno prima è meglio, così sto sicuro di avere il video da far uscire. Comunque. Vedo se riesco, ma già da settimana prossima, domenica prossima, già da domenica prossima spero di riuscire a tornare con qualche film video. Perché comunque qualche mappa bella, uscita bella nel senso come paesaggi così, perché per il film video può andare, quindi la mappa c'è, qualche bella mod tutto sommato c'è. Che bel film video ci può scappare. Devo solo vedere se riesco a organizzarmi, però sì, molto probabilmente già domenica prossima ci sarà un nuovo film video. Tutto qua. Così almeno variamo anche un po', non è sempre non esce sempre un episodio della serie 3 volte a settimana. Magari vedere tante volte a settimana la stessa serie magari stanca. E lo capisco, infatti per quello cerco quando possibile di variare un po'. Allora, qua facciamo manovra. Un po' di paglia l'abbiamo buttata fuori. A parte che non la pagano niente la paglia, quindi non ci guadagniamo più di tanto. Allora, anzi, facciamo una cosa, noi ci vediamo a fine campo. Ok, allora, siamo arrivati alla fine anche di questo campo, più o meno. Manca pochissimo, due passate circa. Nel caso
tiro su quei ciuffetti se non gli basta. E ne ho lasciato uno là un po' grande, poi magari ripasso a prenderlo. Allora, paglia ovviamente, come ho detto, ne ho lasciato un po' fuori, così magari vedo di raccogliere. Gliene frego un po'. Freghiamo un po' di paglia, così lo porto a Red e se la fumo. No, dai, povero Red, poi. No, questa qua è più per Kevin. Sì, a vederla bene sembra più da Kevin questa. Dovremmo essere arrivati alla fine. Eccoci qua, infatti. In tutto, sì, 14.000. 14-15.000 euro, sì. Niente, allora, andiamocene a casa. Siamo arrivati anche quasi 300.000 euro. Dai. Abbiamo recuperato un po'. Niente ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Noi ci vediamo alla prossima puntata, andremo a trebbiare gli altri campi qua, quindi questo qua che ha dovrebbe essere frumento, no, orzo sarà. Sì, orzo, poi c'è l'altro a girasoli, questo qua. Vediamo i girasoli che sono già maturi anche questi. E poi c'è il 24 che l'abbiamo fatto a soia. Andremo a trebbiarli e poi vedremo cosa fare d'altro. Magari potremmo, magari quasi quasi potremmo iniziare a prendere qualche pecora. Dai, potremmo iniziare anche con le pecore, dai. Quindi dovremmo prendere anche falciatrice, tutte quelle robe lì. E fare un campo erba però, perché tagliare in giro, boh, non è che mi va tanto. A parte che non so neanche dove tagliare, non è che ci sono tantissimi posti. Vabbè, vedremo. Niente, allora ragazzi, io come sempre vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto il video, commentare e iscrivervi al canale se non avete ancora fatto. Vi invito a passare alla pagina Facebook e profilo Instagram, di cui trovate il link in descrizione al video. In descrizione al video trovate anche l'IP del server TS pubblico, che quindi chiunque vuole può benissimo entrare. Ovviamente noi non ci siamo sempre, però quando ci siamo potete venire a parlare con noi, con me, Stefano, Nico, Kevin, tutti quelli lì. Niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!